Sit-in e volantinaggi si terranno oggi, il 1 agosto, davanti alle 9 prefetture della regione siciliana per il via alla campagna. Presidiamo la sicurezza lanciata dalla CISL Sicilia per mantenere riflettori accesi sui rischi che i lavoratori corrono, perché incidenti e morti in fabbriche e cantieri non si fermano né per le vacanze né per la campagna elettorale. Il segretario della CISL Sicilia, Sebastiano Cappuccio, parteciperà al presidio davanti alla prefettura di Palermo. I componenti delle segreterie regionali, la Plaga e Sanzaro, saranno presenti a Catania e Messina durante i sit-in che si svolgeranno nelle città. La campagna arriva a poche ore dalle ultime morti nel Catanese, ultimi episodi di una tragica mattanza, e qualche giorno dopo sia della relazione annuale sul tema presentata alla Camera dei Vertici dell'INAIL che del lancio dei nuovi quaderni di sicurezza pubblicati dall'ente bilaterale per l'artigianato EBAS Sicilia, in distribuzione proprio in questi giorni a 10.000 aziende artigiane della regione. La dichiarazione del segretario della CISL Scavone. Sita in piazza oggi per rivendicare, come sta facendo da tempo, la fine, la cessazione di questa incredibile ed assurda vicenda di morti sul lavoro e di mancanza di sicurezza. Lanciamo questa campagna in tutta la regione relativa a Presidiamo la sicurezza. Abbiamo avviato una serie di sit-in, avvieremo delle proposte in tutte le prefetture per sostenere incontri sui territori di coordinamento, per sostenere attraverso anche i coordinamenti regionali con l'assessorato al lavoro, al quale abbiamo già scritto per l'ennesima volta l'assunzione immediata di ispettori del lavoro, e il coordinamento con le risorse esistenti, anche quelle del piano di resilienza, che fermi questa strage silenziosa sui posti di lavoro. Bisogna mettere in campo un coordinamento territoriale e regionale con gli ispettorati del lavoro, con le forze di sicurezza, con le aziende, con le parti sociali e con le istituzioni. Basta chiacchiere, bisogna fermare questo atto di inciviltà che non è degno di un paese civile come il nostro. Scavone ha annunciato l'arrivo di ispettori in Sicilia. Che notizie le ha dato? Guardi, Scavone ha annunciato l'arrivo di ispettori in Sicilia con un accordo già predisposto, ci si dice, con il ministro del lavoro. È bene finirla con le chiacchiere, noi aspettiamo i fatti. Si assumano gli ispettori, ne abbiamo circa 250 in meno di quelli che sono previsti per cominciare a ragionare su questo tema. Si vada avanti e lo si faccia tutti insieme con grande coesione e responsabilità. Di morti sul lavoro parlano anche CGIL e UIL, con un sit-in che si è tenuto il 27 luglio in manifestazione di protesta in via Trinacria. I segretari regionali di CGIL e UIL, Lucchesi e Raimondi, sono stati ascoltati dall'assessore regionale Scavone. Un piccolo passo avanti, dicono. L'assessore regionale ci ha garantito che sta lavorando a un accordo col governo nazionale per provare a risolvere il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro partendo dalla mancanza degli ispettori in Sicilia. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sottoposto a sequestro oltre 2.200 dispositivi auricolari e smartwatch verosimilmente contraffatti. I militari della locale compagnia della Guardia di Finanza hanno individuato a Catania un esercizio commerciale gestito da un imprenditore di origine cinese, al cui interno erano esposti per vendita i citati gadget tecnologici, risultati, per foggie e segni distintivi, riproduzioni di prodotti particolarmente richiesti di noti brand come Apple e Samsung. Appurata l'essenza di documentazione commerciale, comprovante l'acquisto e la provenienza della merce. Inviata alla Apple il materiale fotografico ed è stata comunicata la verosimile violazione del marchio dei modelli denominati AirPods, iPod e Apple Watch. Si è proceduto quindi al sequestro dei beni del valore commerciale di 14.000 euro alla denuncia del titolare dell'esercizio commerciale. Intanto anche sul litorale di Noto sono stati sequestrati prodotti legati a note GIF. Repressione dei traffici illeciti in materia di contraffazione di marche e lotta all'abusivismo commerciale. Continua senza sosta l'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa. Le operazioni di servizio sono state seguite dai militari della Tenenza di Noto, che hanno proceduto al controllo delle spiagge del Val di Noto, dove sono presenti numerose ambulanti che si aggirano tra gli ombrelloni. Nel corso delle attività, sequestrati 40 paia di scarpe di note GRIF, tra le quali Adidas, Puma, Nike, Gucci e migliaia di bracciali, borse, occhiali, collane che non rispettavano i requisiti previsti dal codice del consumo. Sono in corso anche indagini per la ricostruzione delle filiere di approvvigionamento della merce sottoposta a sequestro, destinata ad essere immessa sul mercato violando la normativa a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le regole relative alla concorrenza leale.
Stamattina dalle 10 alle 13 sono stati effettuati i test operativi del sistema di allarme delle sirene per la segnalazione del maremoto e per l'attività esplosiva parossistica del vulcano Stromboli. I test si sono svolti in due fasi, ciascuna delle quali preceduta dalla diffusione di un messaggio vocale in tre lingue, italiano, inglese e francese, che annunciava l'inizio dei test evidenziando che non c'erano pericoli in atto per la popolazione. Le sirene hanno emesso un suono monotonale continuo. Poi hanno emesso un suono a due tonalità alterne, quindi un ulteriore messaggio dove è stata data la comunicazione della fine dei test. A darne comunicazione è stato il sindaco di Stromboli, il dottor Riccardo Gullo. La Polizia Stradale, in occasione della partenza per le vacanze estive di milioni di italiani, raccomanda a tutti gli automobilisti di mantenere una guida prudente e corretta. L'estate è cominciata e in molti stanno già scaldando i motori per andare in vacanza. La voglia di mare e di montagna, però, non deve farci dimenticare i consigli della Polizia di Stato per arrivare sicuri a destinazione. Innanzitutto, accertiamoci che il mezzo con cui partiamo sia in condizioni di viaggiare. Oltre alla revisione, pianifichiamo anche un check-up completo dal meccanico per verificare che tutte le componenti, soprattutto gli pneumatici, siano efficienti. Ricordiamoci di gonfiare anche la ruota di scorta. Quando facciamo una pausa in area di servizio, ricordiamoci di verificare sempre che le portiere e i finestrini siano chiusi, anche quando usiamo il telecomando a distanza. Ricordiamoci poi di non lasciare in bella vista oggetti di valore, come borse, tablet o computer. Mettiamoci alla guida solo se non siamo stanchi e dopo non aver mangiato troppo. In questo modo riusciremo a scongiurare un colpo di sonno. A proposito, per rimanere lucidi e recuperare energie, è bene fare una sosta ogni 2 ore circa, o anche meno se ne sentiamo il bisogno. Attenzione ai bagagli, sistemiamoli in modo da non compromettere la visibilità del conducente o la stabilità del veicolo. Ricordiamoci poi di non seppellire il triangolo o il giubbotto rifrangente sotto montagne di zaini, valigie e ombrelloni. In caso di imprevisto o di pericolo sono i nostri migliori alleati. Guidiamo con prudenza, guardando sempre davanti e senza distrarsi. Forse arriveremo qualche minuto dopo, ma le vacanze sono sempre lì ad aspettarci. Buon viaggio con la Polizia di Stato. Conclusi i lavori per l'integrazione della rete di stazioni per la misura e il monitoraggio in tempo reale degli eventi meteorologici in Sicilia, i dati rilevati riguardano precipitazioni, temperature, umidità dell'aria e in alcuni impianti vengono rilevati anche dati relativi a vento e all'altezza del manto nevoso. Il sistema è composto di 267 stazioni termopluviometriche in telemisura, ancora 55 ripetitori radio dotati di apparato di riserva, una centrale primaria di ricezione della elaborazione dati e 2 centrali secondarie presso ADB e SIAS. Il raffittimento dell'attuale rete di monitoraggio e il suo potenziamento, dicono dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, consentirà migliori strategie di allertamento e più attendibili ricostruzioni delle precipitazioni per comprendere la relazione causa-effetti al suolo. Tutte le stazioni prevedono un doppio collegamento radio e GSM per garantire l'invio in tempo reale delle informazioni alla centrale del centro funzionamento decentrato Idro. Realizzata una dashboard interattiva dedicata alla sorveglianza delle resistenze batteriche, si tratta di una piattaforma disponibile sul portale regionale Qualità Sicilia SSR che consente ai fruitori di consultare dati su diversi profili di antibiotico resistenza dei principali microorganismi alert e del contesto epidemiologico locale attraverso la lettura dei database dei laboratori di microbiologia. È stato voluto dall'Assessorato regionale alla salute in collaborazione col Policlinico di Catania e suoi esperti informatici del centro servizio multimediale. Dall'esperienza del Covid abbiamo imparato, dice l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, l'importanza di avere quante più informazioni possibili sulle terapie farmacologiche da intraprendere in determinati momenti. L'abuso di antibiotici ha generato forme di resistenza in alcune pazienti che rendono inefficaci le terapie normalmente previste. Hanno quindi bisogno di un altro tipo di approccio. Questa nuova dashboard consente ai medici e a tutti gli operatori sanitari di avere
avere immediatamente un quadro chiaro di quale sia la situazione di resistenza antibiotica, in modo da poter orientare i processi decisionali nella prescrizione della terapia empirica. Si tratta di un importante strumento, dice Razza, attivato in Sicilia, tra i primi in Italia, che ha già riscontrato l'apprezzamento del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità, per il quale ringrazio gli specialisti del Policlinico di Catania e in particolare la dottoressa Stefania Stefani dell'Università di Catania, referente scientifico del progetto. Nuove misure più vantaggiose in tema di agevolazioni e contributi alle imprese artigiane siciliane per migliorare la competitività. Il tetto di programma di spesa ammissibile nel nuovo avviso CRIAS del Fondo Riprese Artigiani, la cui dotazione finanziaria è di 34 milioni di euro, aumenta sostanzialmente, passando da 50 a 200 mila euro, con la possibilità di finanziare anche le spese per l'avvio dell'attività in franchising, e contestualmente riduce a 250 euro l'importo minimo dei documenti di spesa agevolabili. L'aumento del tetto di spesa è il risultato di modifiche sostanziali apportate dal governo Musumeci con le agevolazioni del Fondo Ripresa Artigiani. Le modifiche sono il frutto del confronto con le associazioni di categoria, spiega l'assessore all'attività produttiva Mimmo Turano, e rappresentano una risposta concreta alle necessità manifestate da un comparto come quello artigiano, che conta quasi più di 80.000 imprese. A beneficiare delle agevolazioni saranno le imprese con sede legale operativa in Sicilia, iscritte all'albo delle imprese artigiane presso le Camere di Commercio, che non risultano sospese o inattive, con un numero di addetto non superiore a 5 e un utile netto al 31 dicembre 2019 fino a 30.000 euro.